Buonasera, ore 21, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. Parlare del Pescara in questo momento fa solo rabbia perché c'è delusione negli ambienti sportivi. Il Pescara ha toccato il fondo non solo della classifica ma anche per come si sta presentando in campo. È vero che mancano ancora 17 giornate al termine del campionato, ma questo è uno dei momenti più difficili degli ultimi 15 anni. Più tardi vedremo cosa è successo negli ultimi 30 anni, quando il Pescara è stato ultimo in classifica e retrocesso più volte in Serie C. E molti si chiedono: ma cosa fare, cosa pensare in questo momento? Bisogna dare una scossa di qualsiasi natura per uscire da questa impasse di nullità a livello tecnico, tattico, mentale, fisico, sotto tutti gli aspetti. Questa è una squadra inguardabile. Fare di tutto per cambiare tutto. Certo che non è facile perché il calendario della Serie B già ci propone un'altra partita domani, una partita ad Empoli sul campo della prima della classe che dovrebbe dare delle forti motivazioni. In passato si sono vissute tante situazioni simili e bisogna avere l'equilibrio, anche la lucidità per uscire da queste situazioni. D'altronde le emozioni non si bruciano, anzi le ferite e le sconfitte bisogna superarle con criteri, ripetiamo, di equilibrio, di lucidità. Ci sono tutte queste componenti per far sì che la situazione possa migliorare e che non diventi un calvario fino al termine della stagione. Un provvedimento è stato già preso, il ritiro prolungato della squadra, non si sa se servirà o meno, si è parlato di silenzio stampa, ma in effetti non c'è stato, anche se nessuno poi ha più parlato, perché forse è meglio far parlare il campo. Ma sono tanti argomenti e tanti aspetti che analizzeremo con tanti colleghi, con uomini di calcio, con coloro che amano il Pescara pur avendo altre attività. In questo open space di Replay, con i collegamenti che effettueremo con i nostri amici, ognuno potrà dire la sua. Certo, la verità, la chiave della verità non ce l'ha nessuno, però ripetiamo, bisogna fare di tutto per cambiare tutto. Saluto e ringrazio subito gli amici che sono collegati con noi. Vado a salutare per primi i nuovi ospiti, sono il collega Nicola Marini. Buonasera Nicola, ben ritrovato. Al suo fianco ritrovo con piacere l'ex direttore sportivo del Pescara Daniele Delicarri. Buonasera Daniele, ben rivisto. Buonasera a te Enrico, ciao. Saluto con piacere gli amici di sempre, Totò De Leonardis, buonasera Totò. Buonasera. Francesco Di Francesco. Buonasera. Buonasera Francesco e Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Vado subito a dare la linea ad Andrea Costantini in studio con me. Saluto anche Maurizio Daguì in regia. Allora Andrea, buonasera. Le novità della giornata? Beh, intanto una novità che riguarda due ex biancazzurri. Perché? Perché il Bari in Serie C sta cambiando allenatore, sta per esonerare Auteri e domani arriverà la firma, arriverà l'ufficialità di Massimo Carrera, un ex giocatore del Pescara, stagione 85-86, era stato esonerato dall'AEK Atene a dicembre e dunque si accaserà al Bari. Con lui, con ogni probabilità, andrà anche Gianluca Colonnello, che sarà, come è stato anche in passato nelle esperienze europee, sarà il suo vice al Bari. Si cerca la scalata al campionato di Serie B, magari passando per i play-off. E poi sempre dalla Serie C, sempre un ex biancazzurro come Zironelli, si è dimesso da tecnico della San Benedettese. Al suo posto torna Paolo Montero. A te. Allora, prima di sentire gli amici collegati con noi, abbiamo preparato oggi in redazione un prospetto su cosa è successo negli ultimi 30 anni, cioè le retrocessioni in Serie C degli ultimi 30 anni. Molti penseranno: perché si parla di retrocessione? Perché bisogna guardare in faccia la realtà, non bisogna nascondersi e capire come si può evitare un'ulteriore sconfitta che ci può anche stare nel calcio. Allora, cosa è successo negli ultimi 30 anni quando si è retrocesso? La media punti fino alla 21esima giornata, perché finora si sono disputate 21 partite, e vediamo cosa
come sono andate le cose negli ultimi 30 anni. Partiamo dall'81-82, quando il presidente era Marinelli, si conquistarono 14 punti con gli allenatori Malatrasi, Tidia e Chiappella, quindi peggio della situazione di oggi. Poi si è retrocesso nel 1985-86, presidente Marinelli, quell'anno l'allenatore era Catuzzi, il Pescara alla 21esima giornata aveva 22 punti, retrocesse ma fu ripescato grazie alla mancata iscrizione del Palermo. Poi gli anni 2000 sono stati davvero tremendi, un ciclo che si apre nel 2000-2001 con il compianto presidente Sciviglia. Alla 21esima giornata si avevano soltanto 12 punti, si alternarono Delio Rossi, Galeone, Burnic e ancora Delio Rossi. Passano 3 anni, quindi il Pescara retrocede in Serie C, passano 3 anni dopo aver riconquistato la Serie B. Nel 2003-2004 il Pescara del presidente Sciviglia alla 21esima giornata aveva 26 punti, gli allenatori Ivo Iaconi e Di Mascio non evitarono la retrocessione, ma la società fu ripescata in Serie B. Passa un solo anno, Sciviglia lascia la società al presidente Paterna, alla 21esima giornata si conquistarono 20 punti, l'allenatore era Simonelli, quel Pescara retrocesse e fu ripescato per il secondo anno consecutivo. Ma gli anni 2000 vanno avanti ancora con una situazione negativa, perché nel 2006-2007, alla 21esima giornata, il Pescara con il presidente Paterna aveva 13 punti in classifica e su quella panchina si alternarono Ballardini, Ammazzalorso, De Rosa. Per capirci, peggio di questo campionato, dunque le cose andarono andarono peggio nell'81-82, nel 2000-2001 e nel 2006-2007, 13 punti. Diciamo che gli anni migliori sono stati quelli anni 90, dove non ci fu nessuna retrocessione. Anche dal 2009 in poi, per fortuna il Pescara, tranne gli ultimi anni di sofferenza, soprattutto l'ultimo con la retrocessione evitata grazie all'ultimo rigore di Masciangelo, ha salvato la categoria. Allora, mi fa piacere stasera avere dei colleghi che hanno vissuto queste esperienze, soprattutto come Totò De Leonardis, come Nicola Marini, prima per Il Tempo, poi per la Rai. Nicola, vorrei partire proprio da te, Nicola, perché è un bel po' che non ci sentiamo. Allora, è una situazione paradossale perché tutti pensano che ormai non ci siano più speranze, ma a 17 giornate dalla fine, 17 partite ancora da disputare, non ci si può rassegnare, no Nicola? Assolutamente no, anche perché non bisogna prendere come punto di riferimento l'ultima partita, perché altrimenti sarebbe veramente dura pensare a una salvezza. Io credo che qualche possibilità c'è. L'importante è che si veda una squadra che possa in qualche modo dimostrare di essere squadra, perché finora non lo è stata, perché questi passaggi che ci sono stati, pensate, il 4 gennaio siamo andati a fare una partita stoica, eroica a Reggio Emilia, vincendo all'ultimo minuto, forse non l'avevamo neanche meritata quella vittoria, però si è vista in quell'occasione una squadra con gli attributi. Quella che ho visto sabato è stata una squadra imbarazzante come atteggiamento mentale, tatticamente messa male in campo, un disastro totale. Io credo che una partita come quella in casa all'Adriatico non la vedevamo da tempi, diciamo, da almeno 10 anni, secondo me, visto che stai facendo un revival. Anche perché però, Enrico, volevo dirti, questi paragoni che tu hai fatti, che sono molto interessanti, anche perché a me e Antonio ricordano una storia infinita e anche fatta di tante gioie, ma anche di tante amarezze. È difficile, lì c'era la storia dei 2 punti, qua ci sono i 3 punti, quindi... No, però fare... ecco, voglio precisare, Nicola, che il calcolo è stato fatto con i 3 punti, cioè le vittorie abbiamo dato 3 punti. Ah, ecco, se avete fatto questo calcolo è perfetto, certo. Perché pensavo che fosse stata... No, no, assolutamente perfetto allora. E quindi la situazione è una situazione difficile, ancora più difficile, che tu praticamente non hai neanche la possibilità di metterci mano, perché dopo 2 giorni c'è un'altra partita. Una partita che vai ad incontrare la più forte squadra che c'è in questo momento in Serie B, quindi diventa tutto molto complicato. Si parla già di nuovo allenatore, io credo però che a questo punto bisogna mantenere un attimo la calma.
L'allenatore ha fatto sicuramente degli errori, l'ha fatti sabato mettendo una squadra a 4 dove c'erano praticamente solo due difensori, mettendo una sola punta in una partita così importante, col danese che girovagava e praticamente non prendeva palla perché l'avevano messo in mezzo, cioè una serie di errori li ha fatti. Ma io aspetterei almeno darei almeno la possibilità a questo allenatore, anche perché non ci sono neanche i tempi la partita di Venezia. Se contro il Venezia la squadra è quella che abbiamo visto, allora credo che un cambio di panchina sia obbligatorio. Allora, vorrei sentire Daniele Dell'Icarri. Daniele, quando hai visto... Ci diamo il tuo ovviamente perché ti ho conosciuto come calciatore. Quando hai visto quel prospetto avrai anche ricordato l'amara esperienza di quella stagione del 2006-2007. Tu eri arrivato l'anno prima quando Sarri, il Pescara, conquistò l'11° posto in classifica. Poi l'anno successivo le cose non andarono per il giusto verso. Tu eri anche il capitano di quella squadra, maestro, senza tornare a quel campionato. Vediamo in faccia la realtà, perché è inutile guardarci indietro per migliorare il futuro. Analizziamo questo momento e, dall'alto della tua esperienza, intanto perché si è arrivati a questa situazione? Secondo me si è arrivati a questa situazione per una serie di errori commessi da parte di tutti. È stato ammesso anche dal presidente lunedì scorso. Sai, quando su un muro tu dipingi un muro e delle persone ci buttano il colore continuamente e poi cerchi di rappezzare questo muro attraverso altri colori e provi a fare del tuo meglio, perché poi non ci dimentichiamo, prendere 8 giocatori a gennaio non era facile e loro ci sono riusciti, però il problema viene a monte. Oggi analizzare la partita di domenica, come dicevamo prima, è stata imbarazzante, perché io l'ho vista tutta, devo dire la verità, ho visto una squadra vuota, molto vuota, che è quello che mi preoccupa di più. Che cos'è, che dire dell'allenatore, il cambio dell'allenatore, non cambio dell'allenatore? Io parto da un presupposto, che è un presupposto importante. Si è fermato il collegamento con Dell'Icarri, vediamo un attimo di ripristinarlo. Ci stava dicendo che partirebbe da un presupposto importante, però non sappiamo quale. Vediamo se Dell'Icarri riesce ancora a restare collegato. Lo vediamo frizzato, come si usa al Grande Fratello. Vabbè, in attesa di riavere Dell'Icarri collegato, vorrei sentire gli altri amici, poi torniamo dal direttore sportivo. Allora, Totò, la tua versione su questo momento? Totò De Leonardis, c'è qualcosa a livello tecnico che non va? Lo chiedo a Maurizio Daguì. Allora, si è bloccato proprio il sistema con i collegamenti. Vabbè, noi andiamo avanti cercando di capire, perché probabilmente c'è un problema tecnico sulla piattaforma di Zoom, come si può uscire da questa situazione, perché ovviamente si va incontro a una partita difficile come quella di domani. Andrea, mi dai le ultime notizie sui convocati, sulla probabile formazione? Assolutamente. Intanto una novità, una sorpresa è stata la convocazione di Cristian Galano, che veniva dato per sicuro assente di questo match. Invece lui c'è, è stato convocato anche se non partirà dal primo minuto. Ancora fuori causa Memmouchai, fuori causa Giannetti, che era stato convocato per la partita con la Regina ma poi non era andato neanche in panchina. Oggi ha effettuato una ecografia, per lui si tratta di un affaticamento muscolare, quindi non sarà assente per molto tempo. Si rivede convocato Fernandez, si rivede convocato Vokic, manca ancora il difensore danese Frederik Sorensen, che aveva già saltato la partita con la Regina. Cosa dire sulla formazione? Che Breda tornerà al 3-5-2, aveva sperimentato la difesa a 4 per metà partita con la Salernitana, poi le due gare contro il Chievo e contro la Regina sono andate decisamente male e dunque, come fatto anche dai
suoi predecessori, Oddo, ma anche gli allenatori dello scorso anno, questo continuo andirivieni tra difesa a 3 e difesa a 4. Si torna alla difesa a 3, Enrico, con l'inserimento di Scognamiglio che si va ad aggiungere a Bocchetti e Gut. E poi a destra Balzano sarà preferito a Bellanova, a sinistra dovrebbe toccare a Masciangelo, davanti ci sarà sicuramente Seter, probabilmente ci sarà una chance dal primo minuto per José Machin, finito sulla cronaca, insomma, negli ultimi tempi per motivi disciplinari, è stato anche multato, ma domani Breda potrebbe affidarsi a lui nella partita che potrebbe valere o meno la sua prosecuzione sulla panchina del Pescara. Bene, allora sono le ore 21 e 16 minuti, abbiamo un problema tecnico sulla piattaforma, però dobbiamo risolverlo, andiamo in pubblicità, tra qualche minuto torneremo con voi, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Allora, sono le ore 21:22 minuti, rientriamo in diretta, abbiamo avuto un problema tecnico, lo abbiamo risolto, mi scuso con tutti gli ospiti collegati, con voi che ci seguite da casa, ma d'altronde con la tecnologia dobbiamo andare avanti superando anche delle difficoltà. Difficoltà che il Pescara deve superare. Daniele Dellicarri, eravamo rimasti con precedentemente. Sì. Daniele, allora, riprendiamo il filo del discorso. Le difficoltà sono sicuramente a monte. No, mi dicevi allora... prima che lunedì scorso c'era stato il discorso. Sì, un mea culpa. Un mea culpa da parte della società, ma mi sembra evidente, non si può negare l'evidenza, perché prendere 8 giocatori a gennaio vuol dire farsi un grande mea culpa, devo dire la verità, e Sebastiani su questo è stato anche molto onesto intellettualmente nei confronti di tutti. Qual è il discorso? Che quando poi tu cerchi di rimediare non è mai semplice in una situazione del genere. Pescara ha perso 2 partite fondamentali, perché se andiamo ad analizzare le partite con la Cremonese e con la Regina, oggi sembrerebbe stupido, ma è così purtroppo. I 2 punti, un punto e un punto, ti avrebbero permesso di tenere sotto sempre la Cremonese e la Regina insieme a te aggrappate al carro, e nello stesso tempo tu saresti sempre stato in corsa fino alla fine, mentre oggi ti giochi tutte finali che molto probabilmente ti possono condannare, ma non numericamente ma mentalmente, perché c'è un dato oggettivo, se noi andiamo ad analizzare il dato oggettivo, che oggi Pescara peggior attacco, peggior difesa. E questo purtroppo è la cosa Dellicarri, più sì, preoccupante. Questa è la cronaca, sono i numeri crudi della realtà, no? Della realtà. Però per capire come si è arrivati a questa situazione, cosa si doveva fare a gennaio, mi sembra di capire. Io li lasciai, non perché uno possa essere più bravo, meno bravo e quant'altro, io li lasciai in un'intervista subito dopo lo spareggio con Perugia, perché il Pescara si era salvato, e mi chiesero che cosa andava fatto. Io personalmente, per quanto riguarda per i mestieri che svolgo e quant'altro, avevo dato un'indicazione ben precisa, ma non che mi dovessero ascoltare, per carità di Dio, è solo una mia opinione personale. Quella di fare piazza pulita. Che era il momento di fare un repulisti generale, di rinfrescare la rosa, perché oggi Pescara, cioè, è una cosa assurda che io non riesco a pensarci da un po' di tempo a questa parte, da un po' di anni a questa parte, da 2-3 anni, che il Pescara mette pochi giovani in campo, e purtroppo il campionato di Serie B è un campionato che va fatto con i giovani, va fatto soprattutto con i giovani, mettendo poi degli innesti di esperienza importanti, e il Pescara ce le ha. Però i dirigenti bravi, caro Enrico e cari ospiti, secondo me, perché come ho analizzato il calcio in questi anni, soprattutto che sono stato fermo per mie colpe e quant'altro, ho fatto un'analisi ben precisa. E il Pescara negli ultimi 3 anni ha avuto sempre rose vecchie, che è una cosa che non riesco a capire, quando Daniele Sebastiani è sempre stato uno votato alle rose giovani, perché io discutevamo proprio di questo quando io facevo il dirigente, e questa è la cosa un po' che più mi infastidisce. Ecco, allora, alla luce di queste valutazioni sbagliate in estate, e credo condivise e condivisibili da parte di tutti, si è arrivati al mercato di gennaio, si è cercato di far mettere delle pezze funzionali, però c'era il rischio di essere arrivati tardi, perché bravissimo, perché ovviamente la classifica è questa, ma questo. C'è la possibilità di rimediare in un modo o nell'altro, ma perché altrimenti ci sono 51 punti a disposizione. Enrico, ci sono 51 punti a disposizione. Io non penso che si possa buttare all'aria a 17 partite un campionato, quindi secondo me già da domani sarà un impegno molto importante, ma il campionato di B dimostra che in tutti i campi si può fare risultato. Perché non può fare il Pescara risultato a Empoli? È vero, in una condizione mentale in questo momento difficilissima, perché oggi l'aspetto più importante è quello mentale, perché al primo gol il Pescara si squaglia sempre, ma nello stesso tempo bisogna andare a battagliare, Enrico. Cioè, sì. C'è poco da fare, se non molleresti adesso per finire di rimanere con 16 punti fino alla fine del campionato, e non mi sembra il caso, e pescare i giocatori per risalire, secondo me ce li ha. Poi lasciamo perdere che hanno
cercato di rattoppare agli errori, però in questo momento l'allenatore dovrà individuare insieme alla società anche gli uomini giusti per andare a fare la guerra, perché c'è da fare solo la guerra, pochi fronzoli che uno dice il Pescara gioca bene e gioca male, in questo momento gioca bene e gioca male, il Pescara gli deve interessare pochissimo. C'è un aspetto pratico. Torno molto da Nicola pratico. Marini e poi sento anche gli altri amici. Prima Nicola dicevi si parla all'allenatore perché è sempre lui quello che paga, che viene messo in discussione. Secondo te cosa succederà? Beh, in questa settimana deve succedere per forza qualcosa, perché come stiamo messi credo che sia una situazione non difficile, pesantissima. Io dicevo che siccome lui praticamente si è ritrovato una squadra fatta da un altro, da Oddo, ha cercato di rattoppare, come diceva Daniele Deligarri, e hanno preso giocatori che indubbiamente non sono giocatori che non si conoscono, sono giocatori che hanno una storia. Adesso bisogna vedere se lui, in queste due partite secondo me vanno date all'allenatore, questa di Empoli, dove puoi anche non fare il risultato, però devi fare una partita gagliarda, devi mettere in campo tutto, come diceva Daniele, bisogna battagliare adesso. E poi ritornerei al modulo che finora è stato quello che ci ha dato più soddisfazione, non devo dire più soddisfazione perché come siamo messi di soddisfazione ne abbiamo avuta poco, però il 3-5-2 credo che sia il modulo che si sposa di più con questa squadra. Ripeto, mi ha sorpreso il fatto che in una partita decisiva come quella della Regina, contro la Regina, noi abbiamo giocato una partita praticamente in difesa senza avere la difesa, perché la Regina al limite quando ha visto che poteva vincere la partita magari avrebbe accettato pure un pareggio, ma vista che l'inconsistenza della squadra avversaria, in questo caso del Pescara, ha provato e ha vinto meritatamente. Quindi cosa succederà? Allora lo chiedo anche a Totò De Leonardis, Francesco Di Francesca e Riccardo Crinco, stanno entrando altri ospiti che tra poco saluto. Totò, iniziamo da te. Guarda, il fatto che io ribadisco, credo che insomma l'analisi di Daniele Deligarri sia quella giusta, anche perché io, tra l'altro, è un'analisi che ho fatto anch'io all'inizio. Questo c'è la necessità di un ripulisti generale, di ripartire su basi diverse. Sicuramente non è, quella iniziale non era nemmeno la squadra di Massimo, sia chiaro, almeno questo, scusa Nicola, lo dico perché anche l'idea di Odd era quella di ripulire, di rinnovare completamente l'organico, cosa che non è stato fatto. Il problema è che adesso, quindi questa non è la squadra di Odd, questa nuova non è nemmeno la squadra di Breda, perché l'abbiamo detto tutti, lui ha sempre giocato con quel modulo 3-5-2, gli acquisti non sono stati funzionali a quel tipo di gioco. Tra l'altro il problema anche questo serio è il problema dell'età, quello che diceva Deligarri è stato aggravato proprio dal mercato di gennaio, perché l'ultima partita c'era un centrocampo da media 33-34, difesa più o meno siamo lì, a parte Gut, e quindi vuol dire, e non a caso, non è un caso se Sorensen entra e fa una partita esce fuori per infortunio, se la stessa cosa è capitata immediatamente anche, cioè Rigoni l'abbiamo visto, è fuori condizione, Dessena fuori condizione, ci metteranno un mese magari a rientrare, quindi fare tutti questi discorsi sul modulo, cioè tutto è chiaro, sì, quella è la base, quella di dover lottare, di fare, di cercare di mettere su una squadra compatta. Il problema è che questa non è una squadra ancora oggi, come non lo è stato durante dall'inizio del campionato adesso, per questo la preoccupazione è grossa, perché veramente uscirne al di là, sì, una squadra con l'encefalogramma che piatto proprio, quindi l'ultima partita sembrava messi in campo a caso,
voglio dire, noi abbiamo visto una squadra una banda di scappati a casa, sì, senza due passaggi di fila, non a caso del resto la regina, magari l'ha capito pure un po' tardi, ha messo anche la punta in più per cercare di vincere, l'ha vinta. Allora, vi prego proprio questo è il dramma vero, siamo tantissimi stasera collegati, sì. Francesco, sì. E Clinco, cosa vi sentite di dire alla luce di quanto è stato premesso in questa puntata, che ci vede alla vigilia di un'altra partita ma ci vede in una situazione disastrosa in classifica? Francesco. Beh, intanto ha ragione Dell'Icarri, parlare adesso di campionato già finito, di salvezza impossibile da raggiungere, è assurdo con 17 giornate. Se uno però pensa a quello che ha fatto Singuil Pescara può essere solo pessimista, salvezza che poi può arrivare anche dai play-out, l'abbiamo visto qualche mese fa. Quello che a me, io mi permetto di aggiungere, che sì, con la regina abbiamo visto una squadra penosa, svogliata, eppure c'erano alcuni dei nuovi, pure loro appannati, e mi chiedo perché, e questo è un altro secondo grosso... te perché? Ah, non lo so, sinceramente non lo so, mi viene da pensare, ma l'ho accennato già la settimana scorsa, dopo sembrava quasi che stessi bestemmiando, mi sono stato zitto, ma ho detto sicuri che questi qua, Tabanelli, De Sena, questi sono tutti bravi, gli altri presi, ma sono in condizioni, non dico ottimali, ma condizioni appena sufficienti per poter dare subito l'apporto che sono in grado di dare? La risposta fino adesso è no. Anche perché non hanno giocato mai. Riccardo? Ma guarda, dopo aver visto la partita sabato, io mi aspettavo che il Pescara facesse la regina e la regina facesse il Pescara, nel senso che mi aspettavo un atteggiamento completamente diverso. La differenza tra le due squadre è una sola. La regina è una squadra e noi siamo un gruppo di persone con una casacca che andiamo in campo senza avere delle idee ben chiare su cosa fare. E obbligatoriamente, ha detto giusto Totò, a un certo punto hanno messo la seconda punta e hanno vinto la partita, ma era talmente banale che noi che la vedevamo lo dicevamo, perché il Pescara ha subito 90 minuti su 90 iniziativa della regina, di una squadra, perdonami, che è una squadra di un valore onestamente, per quanto riguarda la B, abbastanza basso. Riccardo, torniamo a te più tardi perché ho un impegno con Dell'Icarri, che ovviamente abbiamo chiesto di coinvolgerlo per una decina di minuti, poi abbiamo avuto questa problematica tecnica. Allora, Daniele, vogliamo un attimo concludere il pensiero con te, ringraziandoti per la cortesia. Tu che l'hai vissuta anche da calciatore, proprio in quella annata disastrosa. Ecco, in campo... Io voglio essere ottimista. Sì, però in campo il giocatore sente la paura, sente la pressione, non c'è il problema. È una cosa inconscia, perché quando tu pensi di andare a fare la partita tante volte e fare una partita gagliarda, molto probabilmente sei in un momento negativo, neanche te ne accorgi, quindi di conseguenza inconsciamente tu alla prima difficoltà vai in difficoltà, come diceva prima Rinco. Tatticamente ci è voluto poco da parte della regina mettere una seconda punta con una squadra che gioca a 4 con due difensori, perché gli altri due spingevano tantissimo, e vincere la partita. Qui sta nel demerito dell'allenatore sicuramente di non averla letta, perché poi gli allenatori bravi sono quelli che leggono le partite indubbiamente, ma siamo in un momento talmente difficile che oggi andare a fare una disamina completa diventa difficile per una questione mentale, perché mentalmente oggi la prima difficoltà, anche il 34enne, anche il 33enne che ha vissuto più esperienze, si scioglie come neve al vento purtroppo. Oggi una delle cose più importanti è cercare di stare compatti a livello di squadra, bisogna vedere sicuramente un'altra squadra. Quindi l'idea di ridurre la rosa anche tagliando delle teste importanti non la prendi in considerazione? Io non la prendo in conto. Allora, questa è una difficoltà all'allenatore, perché l'allenatore oggi ha 4 trequartisti, 2 punte, 7 centrocampisti, tutto quello che vuoi, però col Covid noi sappiamo che molti giocatori si sono ammalati e quindi di conseguenza aver avuto le rose lunghe ha comportato buone cose, ma non credo a questo, perché poi se tu lasci la gestione all'allenatore, l'allenatore deve fare una scelta, è pagato per fare delle scelte, benissimo, devi giocare così. Tanto chi
chi rimarrà indietro, Enrico, rimarrà indietro. Tu non puoi oggi, il Pescara oggi non può pensare a un singolo giocatore. Chi se la prenderà purtroppo e avrà un atteggiamento sbagliato, ma l'allenatore e la società neanche lo devono guardare, perché purtroppo funziona così, tu devi guardare avanti. L'ultimo flash e poi ti lasciamo. Se domani non arriva un risultato positivo, cosa probabile perché si va sul campo dell'ultima in classifica, terresti Breda ancora? Ma come dicevamo prima, secondo me Breda va tenuto almeno fino alla prossima partita in casa col Venezia, che è una partita importante come quella di domani, ma quell'altra molto più abbordabile, molto probabilmente, naturalmente non ricordando la partita dell'andata, sicuramente, però io lo terrei. Grazie, grazie a Daniele Dellicarri, chiedo scusa per il ritardo, non dovuto alla nostra volontà. Grazie. Allora, grazie a Dellicarri, qualche minuto ancora con Nicola Marini, perché gli impegni presi vanno rispettati per le durate. Intanto saluto subito gli amici che sono entrati, mi riferisco all'ex parlamentare, il dottor Gianluca Fusilli. Buonasera, buonasera Fusilli, a te. Grazie per aver accettato il nostro invito. Rivedo con piacere dopo tanti anni l'ex direttore sportivo del Pescara, Gianfranco Multi. Buonasera Gianfranco, ben rivisto. Non so se ci sente. Tutti. Sì. Buonasera a tutti. E poi ritrovo un amico noto a Pescara per un'attività un po' particolare, uno dei DJ più famosi, Claudio Corna. Buonasera Claudio, qualche minuto ciao di pazienza e verrò da voi. Allora Nicola Marini, perché poi gli altri amici resteranno collegati. Nicola, hai sentito anche Dellicarri che ci sono tante problematiche ed è difficile concentrarci su un aspetto soltanto da migliorare. L'allenatore, la società, che compito hanno? Perché i ragazzi vanno in campo e ovviamente soffrono la pressione, soprattutto i più giovani, ma rispetto alle tante esperienze che hai vissuto tu come giornalista, la cruda realtà ti spaventa? Beh, la cruda realtà mi spaventa e deve spaventare tutti, perché come diceva pure Antonio, quella che è andata in campo sabato non era una squadra. Erano 11 giocatori che sembrava quasi fossero per caso in campo, quindi quello mi spaventa l'atteggiamento mentale che c'è stato in quella partita. Adesso tocca all'allenatore e alla società ricompattare, cioè la prima cosa da fare secondo me è ricreare una squadra, cosa molto difficile. Poi bisogna umilmente pensare punto per punto, senza abbandonarsi a magari a euforismi se vince una partita, perché noi quando siamo usciti dalla fase critica, che eravamo diciamo nella scia positiva, tutti quanti già stavano pensando che era possibile arrivare ai playoff, quindi questo è un ambiente un po' particolare. Ecco, vediamola ancora la classifica, perché il Pescara è a 5 punti dai playout, quindi già la situazione molto... Sì, anche perché nell'ultima giornata, Enrico, nell'ultima giornata la classifica in basso si è allungata, perché l'Ascoli ha fatto risultato a Lecce, tutte le altre hanno fatto punti, solo l'Entella e Pescara non hanno fatto punti. No, ma poi tutte le squadre sembrano vive. Sì, soprattutto questo, cioè certo. Stare lì, tu pensa che domenica scorsa erano tutte uno vicino all'altro, adesso già c'è un gap di 6-5 punti, e se hai fatto 16 punti in 21 partite, adesso ne devi fare almeno 25-26, cioè devi prendere una media da playoff, e con questa squadra in questo momento onestamente io ci credo poco. Però, l'ultima cosa Nicola e poi ti lasciamo, prima anzi in apertura abbiamo visto le esperienze negative negli ultimi 30 anni, quale analogia vedi tra questa squadra e qualche altra che ci ha regalato l'amarezza della retrocessione? Ma forse quella dell'81-82. Malatrasi di Die Chiappella. Sì. Non può essere invece più simile a quella del 2000-2001, quando anche al mercato di gennaio la squadra si rinforzò, si partì con Delio Rossi, poi con 3-4 partite ci fu Galeone, 3-4 partite Burri, tornò Delio Rossi, e anche Delio Rossi nell'ultimo periodo vinse qualche partita dando la speranza della salvezza, perché a gennaio arrivarono molti elementi esperti. Poi chiederò anche a Totò che ha la memoria. Sì. Quindi Nicola, tu dici l'81-82, diciamo che quelle due stagioni si somigliano.
Speriamo che il risultato finale sia diverso. No, salutiamo Nicola Marini, lo ringraziamo. Grazie, Nicola, grazie, scusaci anche per il ritardo. Nicola. È sempre un piacere stare con gli amici. Ciao. Grazie Nicola, buon lavoro. Ciao Nicola. Totò, quale campionato vedi più vicino a questo? Ah, sicuramente anch'io l'81-82, soprattutto perché quella successiva era un'altra squadra, era una squadra, quella appunto di Delio Rossi, poi Galeone, eccetera, che era stata a costruire per vincere il campionato, perché era una rosa incredibile, e questa riuscì a retrocedere, insomma, una cosa incredibile. Mentre quella, l'81-82, è molto simile a questa, cioè fatta magari partendo con giocatori, anche qualcuno giovane c'erano Gentilini che veniva dalla primavera della Roma, c'era Mazzarri della Fiorentina, ma anche poi alla fine, man mano che non arrivava il risultato, anche lì col mercato si peggiorò ulteriormente la situazione, facendo ricorso a giocatori di una certa età che magari avevano giocato in Nai, ricordo Nicoli, Amenta, Leschio che era stato alla Cagliari, cioè una squadra costruita male. Alla fine era una squadra di 30 giocatori, questa addirittura quella di oggi, ragazzi, qui no, Pescara ha schierato 36 giocatori e ne mancano due sicuramente, cioè Basit e Giannetti che non hanno ancora giocato, quindi sicuramente arriverà a 38. E quindi a me ricordo purtroppo molto da vicino quella dell'81-82, una squadra che insomma non riuscì mai a trovare una compattezza, anche di organico, soprattutto di gioco. E questa mi spaventa ancora di più, perché vale la pena ricordarlo. Il mercato, come ha ribadito il Presidente la settimana scorsa, è stato fatto d'accordo con l'allenatore. Ed era poco prima che finisse il mercato, l'allenatore aveva già espresso il suo giudizio su come trasformare la squadra, cioè anche soprattutto col modulo, quindi giocare con la difesa a 4, come poi ha fatto nell'ultima partita con la Regina. Quindi il mercato fatto per costruire una squadra anche diversa. Purtroppo, voglio dire, adesso questo che mi spaventa è che, fatto questo tentativo, si torna immediatamente anche come modulo a 3-5-2, quindi come dire, ok, col mercato abbiamo sbagliato di nuovo, ma questa è la Ecco, la approfitto di questa tua valutazione, Totò, per dirvi, anzi ve lo chiederò tra poco dopo la pubblicità, è già partito il Totò allenatore, dopo la partita di sabato si sono fatti tanti nomi. Chiederò a voi le preferenze, quale potrebbe essere l'eventuale salvatore della patria. E poi molti pensano che questi siano giocatori viziati, quindi troppe comodità, e torneremo al passato, quando un certo Multineddu con la sua società viveva tempi diversi, però era un gruppo amato dai tifosi. A tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport.
prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 50 minuti, entriamo in diretta. Allora, Andrea Costantini, le novità, qualche posticipo stasera? Sì, nel girone C di Serie C il posticipo tra Ternana e Casertana, cioè la capolista contro la prossima avversaria del Teramo, sta per finire il primo tempo 2-1. Ternana che aveva allungato con Furlan e Partipilo, Conate ha accorciato ora per i Falchetti, dove milita insomma Cristiano Del Grosso, neo giocatore della Casertana e che è in campo anche questa sera. Allora, saluto nuovamente gli amici collegati qualche istante fa. Allora, prima della pubblicità abbiamo detto, si è parlato dopo la partita con la Regina di un probabile fra virgolette cambio di panchina a Pescara. Voi che idea siete? Lo chiedo subito, sono tutti tifosi poi quelli collegati con noi, oltre ai vari ruoli. Parto da Gianluca Fusilli, che è un vecchio ultra, vecchio fra virgolette, perché ovviamente sei ancora giovanissimo. Gianluca, una situazione paradossale, ti ho avuto in studio tanto tempo fa quando le cose erano sicuramente migliori, ora siamo tornati a soffrire come ai vecchi tempi. In apertura abbiamo fatto vedere anche le retrocessioni in C degli ultimi 30 anni, vedo che di morale non sei molto soddisfatto, non solo per queste problematiche, perché ce ne sono ben altre anche più serie, ma calcisticamente parlando, Gianluca, pensi che un cambio in panchina possa servire a qualcosa? Hai un'idea tua? Dimmi, Gianluca. Intanto buonasera, grazie per l'invito, un saluto particolare, perché è la prima volta che ho occasione di parlarci in persona, Gianfranco Multineddu, perché ci ricorda tempi molto difficili ma diversi da quelli attuali. E infatti dopo ce li racconterà Gianfranco. Erano, quindi un grande saluto, un grande abbraccio a lui oltre che a tutti gli altri. Certo, grazie. L'umore è assolutamente nero, e riflettevo prima durante la pubblicità con gli amici che hanno molta più esperienza di me, che anche le frasi non ci aiutano, stiamo riprendendo un lessico insomma che avevamo qualche anno fa, quando le annate non erano esattamente quelle giuste. Io non lo so se il cambio di allenatore ci aiuterà. Nell'ultimo anno e mezzo, diciamo che ogni volta che abbiamo cambiato siamo andati dalla padella nelle braccia. Però nel calcio poi alla fine, quando i risultati non vengono, qualcosa bisogna pur fare. Io speravo che ci fosse qualche jolly in più nella sessione di mercato, mi pare che
per come si stanno sviluppando le cose, credo che anche gli acquisti arrivati a gennaio non ci daranno una grande mano nel breve. Ci aggrappiamo alla cabala, Enrico, credo che ci manchi, credo, oltre quello, insomma, ci sia poco, anche perché ho ascoltato la tua trasmissione prima di collegarmi, anche durante il collegamento in silenzio, ma credo che nell'ultimo periodo, al di là della vittoria di 1-0 credo a Reggio Calabria, quella è stata a Reggio Emilia, è stata più, come dire, una vicenda casuale, una partita eroica, nel senso 11-9, ma mi sembrava quasi la vittoria che facemmo a Firenze nell'anno della Serie A col secondo gol di Cedri, mi sembrava il tiro avversario, la parte di calcio. Mi ricordo, l'ho vista in televisione, l'ultima partita che ho visto, mi sono ripromesso di non vedere più partite del Pescara quest'anno, le sento alla radio. E allora però, Gianluca, non ci hai detto, sì, hai fatto capire che non sai fino a che punto il cambio di allenatore possa servire. Cosa bisogna fare? Sì, vabbè, si è parlato di ritiro a tempo indeterminato. Io credo, per chi ci crede, un pellegrinaggio, potremmo organizzarlo e poi provare a fare qualcosa. Io spero che, nonostante il periodo difficile, nonostante il cambio nel mondo del calcio, degli ultimi anni, il periodo difficile dovuto al Covid, ci sia anche una reazione d'orgoglio da parte di professionisti che comunque prendono uno stipendio, consapevoli del fatto che è evidente che se sono venuti a gennaio a Pescara qualche problema fino a gennaio l'avranno avuto. Sotto questo punto di vista, con grande rispetto per il professionista, è evidente che se il Monza si è ridato macina, evidentemente non era in straordinaria forma, perché altrimenti se lo sarebbero tenuti. Speriamo che qualche settimana. Ma sei d'accordo che prima di, ovviamente, dare la croce addosso agli ultimi arrivati, forse chi c'era già dall'anno scorso dovrebbe avere una responsabilità in più, perché sta mancando, credo, negli ultimi anni, proprio il senso di appartenenza a questa maglia. E poi vorrei sentire Multineddu, cioè giocatori che sono retrocessi sul campo lo scorso anno, erano perdenti. De Licardi diceva prima non è stata fatta pulizia, forse quello è l'errore principale. Però adesso cerchiamo di capire chi può essere utile alla causa. Enrico, la faccio io una domanda, se mi consenti, a te ma anche agli altri amici. È evidente che ci possono essere delle annate storte, perché poi nel calcio conta anche la fortuna, non sempre ci si azzecca, quindi è evidente che può accadere. Due anni di seguito dovrebbero far interrogare qualcuno, ma prima di dare la colpa agli allenatori, agli giocatori, questa è una squadra che non è gioco, non è squadra, non ha una leadership. Ditemelo voi se c'è un leader nel Pescara che può prendere in mano questa. Ha provato a farlo Fiorillo una volta, ma è stata una cosa quasi estemporanea. Ma credo che qualche domanda se la debba fare anche il settore tecnico del Pescara, non l'allenatore. Sono due anni che non mi azzeccano una. E se, come qualcuno dice, i direttori, non ho capito quanti ne sono, ogni tanto ne cambiamo uno, in realtà non hanno tutta questa incisione. Io ricordo Multineddu, fu fondamentale. Sì. Andava anche a pagare i conti dei giocatori raccogliendo i soldi. Adesso ci arriviamo a quel momento. Benissimo. Storico. E ricordo il suo ruolo. I direttori del Pescara cosa stanno facendo? Cioè se ne occupano del Pescara, stanno lì, come dire, semplicemente per lasciarci il nome, hanno fatto il mercato, si assumono la responsabilità di qualcosa, è tutta colpa di Sebastiani. Qualcuno una parola la dovrebbe dire, ma anche per la dignità professionale. Anche per la dignità professionale. Questa tua riflessione due anni, da sì. Due anni di disastro, un anno e mezzo di disastro come questo. A Pescara non si ricordavano dei tempi di Paterno e Simonetta. E infatti abbiamo fatto vedere prima la videata con le ultime retrocessioni. Con tutto il rispetto, io. No, è una riflessione valida. Chi vuole rispondere a questo pensiero di Gianluca Fusilli, tra i tanti ospiti collegati? Vediamo il primo che. Molto prego. Velocemente, sì, Francesco. Più volte ho nominato, in modo anche dal tono della voce, come posso dire, un po' ironico, ho nominato i due direttori, perché se è vero, come tutti quanti dicono, che le decisioni le prende il presidente, che fa tutto il presidente, allora io dico, chiedo scusa, che ci sto a fare? Arrivederci. Se stanno lì vuol dire che qualcosa
a qualcosa servono e avrebbero dovuto fare un po' meglio. Attenzione, questo adesso non è che se si dovesse, o per meglio dire, non parliamo di retrocessione pure per una questione di scaramanzia, se si sta in questa situazione non è colpa solo di Bocchetti e Repetto, la colpa è di tutti e in primis dei giocatori che vanno in campo. E siccome la domanda l'hai già fatta prima che magari non c'è tempo per rifarmela, no, non sono per il cambio dell'allenatore prima della partita di Venezia, perché perdere a Empoli è scontato, anche se c'è modo e modo di perdere, e mi auguro di sì, perché sennò domani prendiamo 18 gol se giocano come atteggiamento e come mentale e da stare in campo come con la regina. E poi 4 giorni per la partita con il Venezia, se non succede qualcosa di diverso e che ti apre uno spiraglio per il futuro, via l'allenatore e a questo punto via anche 5, 6, 7 giocatori. Allora vorrei sentire subito un tifoso che in questo periodo ha anche altre difficoltà professionali, come il DJ Claudio Corna, che segue sempre la squadra. Claudio, intanto un saluto particolare. Ecco, tu da tifoso della strada, non perché debba puntare l'indice su quello o su quell'altro, ma sei amareggiato soprattutto per che cosa, a parte l'ultima posizione in classifica? Guarda, intanto buonasera a tutti. Intanto Enrico, io giustamente da tifoso voglio crederci fino alla fine. E fai bene, come tutti. A questa salvezza, come d'altronde l'anno scorso. Perché alla fine la zona salvezza è a 6 punti. Dell'Icarri ha detto che mancano 17 partite, quindi tutto può succedere. Il problema è che mi attacco un attimo al discorso di Gianluca di prima. Adesso ci si deve aggrappare un po' all'esperienza dei singoli, alla voglia di lottare, andare in mezzo al campo e buttare il sangue fino al 96esimo. Sì, ma questo l'anno si scorso, anche prima della partita con la regina, anche prima. Sì, ma io mi ricordo l'anno scorso che ci siamo salvati per il rotto della cuffia. Noi ci siamo aggrappati a 2 prestazioni dell'unico leader che avevamo in campo, che era Campagnaro. Ai play-out ha tirato fuori 2 prestazioni che da leader. Non dico che è stato grazie a lui, però la squadra si è un po' aggrappata a lui. Quest'anno purtroppo quel leader in campo non c'è. L'anno scorso avevamo qualche giocatore, diciamo, di categoria, che quest'anno purtroppo dovrebbe esserci, ma in realtà non c'è. Anche al mercato di gennaio sono stati presi tutti i giocatori che non hanno minutaggio nelle gambe. Rigoni, De Sena, lo stesso Machin. No, De Sena ha disputato 18 partite con il Brescia. Sì, Rigoni e Tabanelli hanno giocato un po' di meno. Sorensen, cioè gente che comunque non è pronta a fare la guerra. Io ci voglio credere. Adesso, secondo me, sono d'accordo che Breda non, assolutamente non va mandato via dopo Empoli, ma bisogna aspettare almeno dopo la partita di Venezia. Però in questo momento, secondo me, l'allenatore deve prendere coraggio, deve avere il coraggio di scegliere le 15-16 persone che hanno voglia di buttare il sangue in mezzo al campo. Scelte difficili, senza stare a vedere i malumori degli altri, senza ma deve scegliere, faccia nessuno. Deve fare la cernita, deve scegliere le 16 persone da portare adesso a fino a campionato, e quelle 16 persone, 18 persone che vogliono lottare fino all'ultimo secondo della stagione, altrimenti non ce la fai. Io la vedo così. Multinedo, ma come facevate voi che non avevate i soldi per le trasferte, che avevate tantissime difficoltà, non viaggiavate in aereo come fanno ora, non avevate il centro sportivo ritenuto tra i migliori della cadetteria, ma anche nel panorama calcistico italiano, che non prendevate gli stipendi in maniera puntuale? Come facevate? Allora, buonasera a tutti. Intanto consentimi di ricordare un amico che non c'è più e che proprio ieri è stato l'anniversario della sua morte, che è Bruno Pace. Quindi, grazie per questo ricordo, un abbraccio
per i 3 anni che ci ha lasciato un grande, non solo del calcio pescarese, ma della città pescarese. È una persona che mi ha dato tantissimo a me nel mio periodo, ma come altre persone che sono presenti in questa diretta, come Antonio e Gianluca. E ringrazio tutti, insomma, di questo invito intanto. Enrico, come facevamo? Guarda, io non lo so, lì è un'alchimia che si crea fra la città, fra i tifosi e la squadra, il management. Il nostro management purtroppo era ridotto, perché c'ero io, c'erano i due segretari Gigi Gramenzi e Tonino Falcone, c'era l'addetta stampa che era Sabina Di Luigi e Marisa Di Sario, che praticamente erano in ufficio. E grazie a Gianluca siamo andati un po' anche a fare la questua, grazie a lui anche. Ma poi guarda, vedi, io credo una cosa in tutto questo che io vorrei raccontare, magari in brevissimo tempo, è che qualcuno dice bisogna fare gruppo, ma come si fa gruppo se non ti viene da dentro? Io ho avuto la fortuna, sfortuna, di entrare dentro la sede di un gruppo importante a Pescara, ma quasi per dire che quello che stava accadendo dietro le spalle, perché c'erano, scusate, sono pure un po' emozionato. Ci credo, perché sono bei ricordi, no? Credetemi, io soffro per il Pescara che sta in queste condizioni, quindi mi piacerebbe realmente dare una mano, no, in questo. Comunque entrai in quella sede, che praticamente voglio racchiudere soltanto in un discorso del genere, questa è una t-shirt donata da loro, se io te tengo... non voglio far ruffiano, tanto io vengo spesso e volentieri a Pescara. Lo sappiamo come sei, Gianfranco. E da lì è nato tutto. Io dico che la salvezza è stata grazie ai tifosi del Pescara, grazie alla città che ci è stata vicino particolarmente. Poi qualche alchimia c'è stata fra me e un altro amico storico, che in questo momento probabilmente starà guardando la TV, che Gianluca, non voglio dire il cognome, abbiamo fatto anche delle cose importanti per pagare delle trasferte. Ecco, cose... ma tutto questo cosa vuol dire? Che la sofferenza molte volte porta a dare il meglio di te stesso? Sì, la sofferenza, l'unità di intenti, la città che comunque ti stava vicino, i tifosi che non ti facevano mancare il loro affetto, perché una volta che avevano capito che noi eravamo pronti a dare il massimo per questa maglia, e a quel punto ci sono stati vicino e non ci hanno lasciato mai soli. Io alle 4:30 di mattina ricevevo la visita di quattro amici con i quali andavamo sotto al comune e dovevamo stare lì davanti affinché non venisse nessuno per prendere la disponibilità del campo, perché c'era grandi problemi. E quindi tutto questo poi io lo riportavo anche negli spogliatoi, lo dicevo ai ragazzi, lo dicevo all'allenatore in quel momento, che probabilmente è sfiduciato, no, della situazione, perché chiaramente non si vendevano soldi. C'è stato un momento in cui... Ecco Gianfranco, quindi alla luce di questa tua esperienza bella, bellissima, che conservi viva in maniera gelosa, e che gli stessi tifosi ti confermano in ogni circostanza, ecco, che consiglio ti senti di dare all'ambiente, anche se i tifosi ora possono fare ben poco perché non sono presenti, all'intero sistema Pescara Calcio, dall'esterno? Ma questa è una presunzione, diventa la mia, però io quello che mi sento di dire al management, alle persone che sono lì, che devono dedicare il loro tempo massimo alla squadra, stare vicino anche nelle ore in cui non bisognerebbe starci, quello probabilmente sono momenti più difficili, perché
perché sono tutti giovani, a parte De Sena e qualche altro, però ci sono tanti giovani e vanno aiutati in questo. Se non si fa capire l'importanza di una maglia, di una città che ama così tanto la sua squadra, probabilmente tutto quello che si fa può essere relativo, perché io credo che la società non faccia mancare nulla, dai stipendi a tutto, no? E forse questo è un aspetto che è stato interpretato in maniera sbagliata anche da coloro che indossano questa maglia. Beh, sai, non so se questa potrebbe essere la chiave di tutto, ma il problema è che se poi mancano gli stipendi comincia a mancare anche quella tranquillità, no? E molte volte io ho dovuto prendere per 4 mesi un medicinale, un finto medicinale, un Liperico, perché per far vedere che lo prendevo pure io e che stavo bene, perché c'era qualche giocatore che non cominciava a dare segni di squilibrio. Certo, intanto cioè, ci sta mandando le storiche immagini di Vasto, perché non si giocava nemmeno a Pescara, quindi esatto. Lì ci inventammo una cosa bellissima, che era l'abbraccio alla curva prima di iniziare la partita. Cominciavamo a prendere un pochettino l'adrenalina lì sotto la curva, tutti quanti abbracciati insieme dal magazziniere e anche all'autista del pullman, tutti insieme, tutta la squadra in semicerchio, con questo abbraccio ideale con la curva. Quindi è chiaro che il pubblico è importante in tutto questo. Gianfranco, io parlerei con te veramente ore e ore, e mi riprometto di invitarti proprio qui in studio se ci farai questo regalo. Questa sera noi ti abbiamo voluto coinvolgere proprio per far capire qual è la differenza tra un gruppo, uno staff, un gruppo squadra che ci tiene, ma nel vero senso della parola, sente il senso di appartenenza, e altri che sì, si sentono professionisti ma non dimostrano di esserlo. Qui sta anche la differenza, e se ti dico questo perché ci sono delle prove ben precise di atteggiamenti anche fuori dal campo che hanno lasciato a desiderare in questa città. Vorrei coinvolgere anche Gianluca Fusilli e Claudio Corne, e poi vi lascio perché avevo promesso a tutti di stare un 10 minuti collegati con noi, per capire se anche queste robe che sentiamo in giro allontanano il tifoso dal pianeta calcio pescarese. Gianluca e Claudio Corne. Certamente, guarda, io credo che il Covid abbia cambiato anche un po' l'essenza di questa città. Qualche anno fa, anche ai tempi di Gianfranco, io credo che questo gruppo avrebbe fatto bene a dedicarsi molto al campo sportivo e agli allenamenti e poco alla frequentazione della città, perché Pescara è una città anche abbastanza caliente. Adesso invece è tutto un po' più edulcorato. Io però credo che siano comunque bravi ragazzi, siano professionisti, possano riscattarsi, dipende da loro. Speriamo che tutto, come ha detto Gianfranco, anch'io mi stavo emozionando prima guardando quelle immagini, si possa recuperare anche per una circostanza fortuita, perché anche lì accadde qualche colpo di fortuna che costruì le condizioni per le quali da una situazione disperata si cominciò a combattere tutti insieme. Potrebbe accadere anche questa volta, speriamo, lo preghiamo, tanto siamo tutti quanti tifosi del Pescara e siamo tutti quanti, come dire, saremmo tutti quanti contentissimi se la situazione cambiasse. Allora, scusa, evidente, Andrea Costantini, che vuol chiederti qualcosa. Andrea, mi facevi cenno? Vediamo se questo personaggio potrebbe concorrere al miracolo sportivo, non so se la regia è pronta, perché possiamo vedere chi potrebbe salvare il Pescara, chi ci potrebbe provare, e dopotutto cogliamo anche l'occasione per farlo, insomma, attraverso questo post che è stato pubblicato su Facebook. Solo Cussù ci può salvare, scrivono. È d'accordo, Fusilli? Ah, io direi che insomma non facciamo come il commissario Arcuri, che deve occuparsi di tutto, insomma Draghi si deve occupare dell'Italia e va bene. Credo insomma che noi non abbiamo bisogno di Draghi, avremo bisogno di ma tanti Draghi. Ma un sorriso che ci ha regalato Alfredo Giancola. Questo. Di tanti Draghi in campo, nel senso di giocatori con gli attributi. Speriamo che questo gruppo ci possa sorprendere nelle prossime partite.
Io sinceramente non ci credo al fatto che attraverso il cambio dell'allenatore, soprattutto i nomi che ho sentito, arrivi la svolta. Credo che la svolta o si trova all'interno di questo... Quindi terresti Breda fino a fine campionato, tu Gianluca? Guarda, io Breda lo conoscevo poco, ho sbagliato anche a giudicarlo in maniera, come dire, superficiale all'inizio. Un amico di Perugia, invece, grande tifoso del Pescara, mi ha chiamato per dirmi che è una persona molto seria. Io non lo vedo molto male. Credo che però si stia facendo in qualche modo confondere da questo Fundioni. Un'altra cosa che non ho capito, Enrico, però su questo aiutatemi voi. Dimmi, dimmi. Com'è possibile che ogni 5 giocatori che compriamo 4 sono rotti? Io non lo so se c'è un... oppure chiamiamo la gente qua a fare la fisioterapia a Pescara, ma poi qualcuno ce la deve dire sta cosa. Cioè, abbiamo preso Antei, Kocher l'anno scorso, lasciamolo perdere. Antei è venuto qua a svernare, Asensio è venuto una settimana, è stato fuori 6 mesi. Tumminello non l'abbiamo mai visto in campo, adesso è arrivato quest'altro. Volta, non so come si chiama, che rientrerà fra 4 mesi, forse quest'estate, a giocare alla spiaggia. C'è qualcuno? Io, ecco perché me la prendo con i direttori guardando Multineddu. Qualcuno ai tifosi, nonostante non si possa andare allo stadio, considerato che noi ci teniamo, una risposta a questa domanda dovrebbe dare, che li prendiamo a fare i giocatori? Come è possibile? Abbiamo parlato diverse volte e la risposta... Lorenz è arrivato a Pescara, fa 45 minuti. Si è fatto male al ginocchio, forse lo rivediamo a giugno. Io sono qua pressoché certo. Grazie a Gianluca Fusilli, ti ringrazio Gianluca. Scusatemi per la verba. Non è che, non è che non voglio risponderti, anzi, mi piace questa tua voglia reattiva perché hai la seconda pelle, se non la prima, biancazzurra. Grazie a Gianluca Fusilli. Buonasera a tutti. Grazie, ciao Gianluca. Chiudiamo Claudio Korn e Gianfranco Multineddu, anche a voi faccio le stesse domande di attualità, perché ovviamente si è parlato dopo la partita con la Regina di un eventuale cambio di allenatori. Voi di che idea siete, Claudio e Gianfranco? Claudio, ma io già mi hai risposto, credo. Sì, te l'ho detto, sì, anche prima. Io ragione, Breda lo terrei adesso almeno fino dopo la partita col Venezia, perché ti ripeto. E allora adesso... cosa vuoi vedere di nuovo? Una squadra viva? Ma guarda, allora intanto, come diceva il direttore prima, si deve creare quella voglia di spaccare tutto in mezzo al campo e andarsi a prendere la vittoria con i denti, scegliere, ripeto, quelle persone che hanno veramente voglia di salvarsi e di mangiarsi l'erba del campo, perché arrivato a questa situazione... Adesso per fare gruppo ci vogliono veramente persone con attributi, persone che scendono in campo con la voglia di vincere, al di là degli schemi, Enrico, perché adesso è inutile parlare di schemi 3-5-2, 4-4-2, cioè qua bisogna solo pensare a vincere le partite e fare gruppo. Per il discorso che dicevi prima dei comportamenti al di fuori del campo, lasciano il tempo che trovano, perché... ne abbiamo viste talmente tante. Ognuno è responsabile, penso, di se stesso, no? Sì, 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 sì. Ma poi l'unica cosa forse che non ci aiuta, sentendo le parole del direttore Multineddu, è che con il Covid purtroppo non c'è il pubblico allo stadio. E quindi, come diceva il direttore, noi tifosi in quegli anni abbiamo aiutato la squadra a tirarsi fuori dai problemi, e il pubblico manca per colpa di cause che sappiamo tutti, quindi quella spinta mancherà, e quindi ancora di più ci vogliono uomini veri in campo per uscire fuori da questa situazione, Enrico. E quando parli di Covid ovviamente penso al tuo comparto, alle attività sospese, e ti auguro davvero di cuore a te, grazie, e a tutti quelli, grazie, che ne fanno mille, parte, di tornare al più presto. Oramai noi siamo orientati a dopo l'estate. Lo so, so che avete sofferto tanto, soffrirete ancora, per questo teniamo duro, vi faccio, Enrico, un augurio di cuore, un abbraccio, grazie, forte Claudio, grazie per essere stato con noi, grazie a Claudio Corda. Grazie a tutti. Vorrei intanto salutare l'addetto stampa del Pescara da Empoli, Massimo Mucciante. Buonasera Mucciante, grazie per aver accettato il nostro invito, ti terremo pochi minuti Massimo, perché vorrei salutare Multineddu che è collegato con noi, anzi non so se vuoi approfittarne anche tu per salutarlo Gianfranco Multineddu, che sì, come no, molto bene. Ciao Gianfranco, un piacere vederti. Piacere mio, guarda. Allora Gianfranco, dalla tua saggezza, dalla tua esperienza, cosa ti senti di dire a quest'ambiente depresso ovviamente dagli ultimi risultati?
guarda, non ti chiedo di Breda perché non voglio metterti in difficoltà. No, ma io direi che Breda dovrebbe restare, perché se bisogna dare la colpa alla squadra, allora non c'entra nulla Breda. Se invece il problema è l'allenatore, vabbè, allora il cambio è doveroso. Questo proprio per chiudere. Per quanto riguarda quello che mi sento di dire, dico, vedo già Massimo che è lì in ritiro, quindi lui sa già, lui insieme alle altre persone che sono là, da Gessa, i direttori Bocchetti e Repetto, il presidente stesso, di stare molto vicino alla squadra, cercare di creare qualcosa che è vicino alla famiglia. E solo quelle sono, diciamo, è l'unica cosa che si può fare in questo momento. Perché bisogna ridare fiducia, sorriso a questi ragazzi, probabilmente gli manca il sorriso, gli manca proprio la voglia di stare insieme. Se riescono in questo, io credo che faranno un'impresa e verranno ricordati per l'eterno, come è capitato ai ragazzi del 2007, dal 2007 al 2009. Grazie Gianfranco Multini, grazie di cuore, e spero di averti presto anche qui in studio per parlare più a lungo di quelle splendide stagioni. Grazie di cuore Gianfranco. Ciao, grazie a tutti, buona serata. Allora, saluto Massimo Nunciante, ciao a tutti. E lo ringrazio perché l'ho coinvolto per sciogliere un po' di dubbi. Non so se è collegato Massimo, eccolo qui. Intanto, com'è andato il viaggio? Tutto bene? Sì. Sì, al solito, tanti chilometri, però siamo arrivati. Ascoltami, dai. Massimo, ti ho chiesto di chiarire qualche dubbio che si è creato dopo la partita con la Regina, la mancata conferenza stampa di Breda, un audio della sua intervista, si era parlato di silenzio stampa, non c'è stato il silenzio stampa, poi però Breda non ha parlato, nessuno ha parlato nei giorni successivi. Ecco, puoi dirci, già si è letto dal comunicato, soltanto ritiro, che non è stato stabilito la durata, e poi non è in silenzio stampa la squadra, no? Ma non è in silenzio stampa, anche perché mi sembra che alle testate giornalistiche siano arrivate comunque delle risposte da parte del mister, tutte le testate giornalistiche, e quindi questo non può essere un silenzio stampa. Certo, non c'è stata la consuetudine e servizio che l'ufficio comunicazione ha reso a tutti voi dopo la partita, ma questo è perché è dovuto a motivi personali e perché sapete tutti che siamo sotto un regime di Covid, quindi sono successe delle cose che non mi ha permesso di svolgere le mie normali attività, che ovviamente sono molto ridotte rispetto a quelle che è arrivato, però non si può parlare di silenzio stampa. Quindi da domani, al termine della partita, dovrebbe parlare Breda, no? Sono qui, se va bene non succede quello dell'altra volta, sono qui, sì. Senti Massimo, sul ritiro è inutile chiederti, ovviamente la squadra l'ha dovuto accettare, non è stata stabilita la scadenza. No, il ritiro, diciamo che già si parlava da qualche tempo, è arrivata doveroso il ritiro perché la situazione ormai è sotto gli occhi di tutti e bisogna creare una certa sorta di amalgama nel gruppo e soprattutto bisogna provarle tutte. In questo caso, quando si dice provarle tutte, si prova anche il ritiro, e quindi è giusto che la squadra vada in ritiro. Sollecitato, tra parentesi, dal colloquio che abbiamo avuto con i tifosi, quindi ben venga anche questo, perché ci sono stati molto vicini e abbiamo raggiunto, insomma, noi come società diamo questo segnale, loro ce ne hanno dato degli altri, speriamo che serva a qualcosa. Ecco Massimo, ieri mattina c'è stato l'incontro con i tifosi, non è stato il primo, forse non sarà l'ultimo, a parte le solite cose che si dicono, ecco, quali le ragioni da parte dei sostenitori, che ovviamente non possono presenziare allo stadio, quindi già hanno questa negatività, sono costretti a seguire da lontano la squadra, arrivano tante sconfitte, quindi la ragione principale da parte loro qual è, secondo il tuo punto di vista? La ragione principale da parte dei tifosi è che hanno visto nelle ultime due partite una mancanza di impegno da parte dei calciatori. Questo è l'argomento chiave che si è discusso. Al di là di quello che possono essere scelte tecniche o non scelte tecniche, quello non sta a noi decidere, io faccio un lavoro, voi credo ne fate un altro, ma non è quello che è balzato all'occhio. All'occhio balza una certa sorta di
in potenza quando si scende in campo. Durante la settimana vi posso assicurare che gli allenamenti sono molto intensi, soltanto poi arriva la domenica e succede qualcosa che questi ragazzi scendono impauriti e non riescono a sbloccarsi. Ci ha portato a questa situazione e ovviamente come lo vediamo noi, come siamo arrabbiati noi, sono arrabbiati anche i tifosi, ma lo sono anche i giocatori, tutti abbiamo ben lucida certo. La situazione e cerchiamo insomma di uscirne. I tifosi hanno soltanto rimarcato quello che rimarchiamo un po' tutti in pratica. Ecco, un'ultima cosa e poi ti lasciamo. Il provvedimento su Macin è figlio di quel post della scorsa settimana o c'è dell'altro? No, è figlio di quel post della scorsa settimana. Purtroppo io raramente intervengo come ufficio stampa in queste situazioni. Se mi conoscete bene, negli anni scorsi sono avvenute anche altre circostanze, però come società abbiamo sempre fatto degli interventi ma non resi pubblici, nel senso facciamo delle cose ma non tutto mettiamo proprio alla luce del sole. Questo di Macin purtroppo il ragazzo ci capita, perché a parte che si è scusato e secondo me anche lui è frutto di nervosismo, insomma avrà le sue motivazioni e spero che in campo dimostri di chiedere scuse sul campo appunto già da partire da domani, però al di là di quello è che abbiamo dato un segnale forte a tutti quanti per dire che la società è presente. Non è vero che noi siamo lì ad attendere chissà cosa, siamo presenti e facciamo anche le nostre operazioni. Questa ecco, qua, è ovvio che adesso la presenza, chiariamolo perché altrimenti molti possono pensare non si presentano, la presenza è limitata al problema Covid, quindi non credo che domani ci sia qualche dirigente al seguito, proprio anche per tutelare la salute di tutti gli altri. Vabbè, è successo questo. La volta scorsa, chiarisco immediatamente, la volta scorsa noi siamo sotto regime Covid, sapete tutti quanti che abbiamo dei tesserati Covid, non rilascerò i nomi perché certo. È una questione di privacy. So che ho avuto anche critiche, anche ti ringrazio di questo perché anche io leggo in giro, siamo stati accusati di non voler dare i nomi a nessuno, ma noi secondo me agiamo secondo le regole e la privacy è una cosa importante, secondo me sono gli altri ad aver sbagliato a divulgare i nomi, non noi. Ma detto questo, a 20 minuti dalla fine il sottoscritto si è sentito male, siccome siamo in un regime di Covid mi sono messo in quarantena per evitare appunto disagi eccetera eccetera eccetera. Con la mia presenza, che sono l'unico dell'ufficio stampa al seguito, sono venute meno alcune questioni tecniche. Abbiamo ottemperato con quelle dichiarazioni che ho rilasciato, però non c'è nessun segreto di Pulcinella. Per quanto riguarda la conferenza di oggi, se mi conoscete bene sapete che comunque nelle gare ravvicinate non ho mai fatto fare la conferenza pre-gara, quindi anche lì non c'è stato niente di studiato e niente di clamore insomma. Beh, quindi chiariamo, se non si presentano rappresentanti della società a fine partita c'è un motivo ben esatto, preciso. Dobbiamo rispettare un protocollo, purtroppo d'accordo. Teoricamente siamo in bolla in questo momento noi, d'accordo. Appunto perché abbiamo degli elementi. D'accordo, Massimo, grazie per queste precisazioni, in bocca al lupo ovviamente per domani e buon viaggio di ritorno. Grazie Massimo Mucciante. Salve. Vorrei chiudere con i tre amici che sono rimasti collegati, De Leonardis, Clinco e Di Francesco, insomma è successo di tutto in queste ultime 48 ore, domani c'è la partita di Empoli. Totò, ecco, a voi credo, ha risposto solo Di Francesco sul futuro di Breda, ripartiamo da Totò, da Clinco, tu Totò cosa faresti? Ma io che farei? Io direi che comunque la situazione è tale che va affrontata, perché altrimenti dovremmo anche rivedere la scelta fatta quando è stato sostituito Oddo, voglio dire. Questa è una situazione veramente pesante, soprattutto le due cose in particolare, il mercato e la squadra messa in campo dopo il mercato e la squadra che cambierà di nuovo dopo due giorni. Cioè, evidentemente c'è da chiarire qual è la situazione sul piano tecnico, perché quello che abbiamo visto purtroppo nell'ultima partita è una squadra non senza idee, senza capo né coda, vuol dire, dove tutti stavano fermi, non può essere solo un problema fisico di condizione. Chiaramente io credo che comunque una domanda che si deve fare, non è bisogna vedere no perché oggi aspettiamo domani, aspettiamo sabato prossimo, non ha senso. Cioè, secondo me io mi auguro che la società abbia preso in considerazione la situazione tecnica.
perché il momento è gravissimo, non grave, è gravissimo. Il fatto stesso che a distanza di 2 giorni si cambia l'assetto tattico della squadra per cercare, e sembra quasi di andare a tentoni, voglio dire, su qualcosa, come mettere in campo una squadra. Secondo me è un momento molto, molto, ma molto difficile e delicato, e va affrontata anche la situazione Breda, subito, a mio avviso. Questa è la mia idea. Riccardo, secondo te cosa succederà? Guarda, quello che succederà non lo so, però ti dico che quando ero ragazzino giocavo a pallacanestro, una volta Franco Casalini, che allora era allenatore dell'Olimpia Milano, venne nello spogliatoio di noi ragazzi e ci disse: gli avversari, ci guardò in faccia, sono delle persone che voi dovete pensare come se ce l'avessero con vostra madre, con una cattiveria che io sono, c'ho 50 anni, ho 7 anni, mi ricordo ancora quel discorso. Ecco, mi aspetto che Breda faccia capire a questi ragazzi che deve essere una guerra veramente, non una guerra detta così, devono andare in campo e dare veramente tutto, a costo di uscire in sette, dobbiamo andare a fare la guerra vera, in tutti i modi. Francesco? Enrico, adesso dico una cosa alla quale io non ho mai creduto, ma per provocare magari anche la reazione dei giocatori. Allora, la partita di Empoli, velocemente, è impossibile o quasi, però quel quasi ci sta, perché nel calcio si è visto tutto e non sappiamo ancora che cosa si potrà vedere, e i risultati a sorpresa ci sono sempre stati. Però io credo che, come me, tutti i tifosi del Pescara, proprio tutti in assoluto, chiedono una prestazione, come possiamo dire, decorosa, degna, anche sufficiente come impegno, come tutto, a Empoli. Poi se perdi, perché quelli sono nettamente più forti, è un altro discorso. A meno che, e arrivo all'introduzione mia, io non ci credo, non ci ho mai creduto, ma a meno che, questa volta lo devo dire, i giocatori sono contro Breda. Allora, se hanno i testicoli, palle dice che non si può dire, testicoli sì, sta proprio sul vocabolario, se hanno carattere, se sono dei veri professionisti seri e anche uomini seri, vanno dalla società e dice: noi con questo allenatore non ci troviamo. Che altrimenti è solo questo. Se domani c'è una prova, una prestazione come quella di sabato, significa che la squadra è contro l'allenatore. Ma non credo che lo facciano, perché non l'hanno fatto quando era vera la storia di un rapporto turbolento con l'allenatore, figuriamoci ora. Allora che il dio del calcio ce la mandi buona. Andrea, completiamo il notiziario per Empoli, perché sì, mi dicevi in apertura, quando avevamo quel problema tecnico, Galano convocato, a casa Capone Riccardi. A casa Capone, Riccardi, anche Sorensen, anche Memushai, tutti questi giocatori restano a casa. Vokic e Capone tornano in lista, così come Galano, che è recuperato ma non partirà dal primo minuto. Ripetiamo, 3-5-2 con Seter sicuramente centravanti, Odgaard partirà dalla panchina, Machin probabilmente sosterrà l'azione di Seter, se non lui lo farà maestro, e invece a centrocampo tornerà dal primo minuto l'ex Val di Fiori. In difesa si rivedrà Scognamiglio dopo le squalifiche scontate e dopo la scelta tecnica di non metterlo in campo nella gara contro la Regina, lui con Gut e Bocchetti. Sul fronte Empoli, squalificato il portiere Furlan, ma non è il titolare, perché il titolare è Brignoli. Mancheranno Bandinelli e Sabelli, recuperato l'ex Fiamozzi, che è in ballottaggio con Pirrello e con Casale per giocare come terzino destro. Dovrebbe esserci un po' di turnover in attacco, intoccabile però Mancuso, bomber del grande ex della partita, ma bomber attuale della Serie B con 12 reti, giocherà probabilmente con Matos e con Moreo, che è stato il match winner dell'andata. Se mi permetti, Enrico, sì, oggi è tornato a parlare, una piccola nota di colore, Leonardo Pavanati, accostato al Pescara lo scorso mese di novembre, pensate, è vicino o sarebbe vicino all'acquisto del Novara. Lui ha detto che effettivamente sta pensando di acquistare il Novara, se lo farà il figlio Fulvio sarà il presidente, ma non esclude addirittura di poter prendere ancora il Pescara, perché la trattativa è ancora aperta, ha detto lui, anche se i tempi si sono allungati, e non esclude neanche che possa prendere due squadre, due club, il Novara e il Pescara. Questo è quanto. L'Inter no. 51 punti ancora a disposizione in queste 17 giornate di campionato.
ripeto, le emozioni non si bruciano e si devono vivere ancora, anche dopo le sconfitte. Grazie ad Andrea Costantina, Maurizio della Regia. Grazie a Riccardo Crinco, Francesco Di Francesco e Totò De Leonardis. Domani 18.30, diretta stadio, la replica di Replay, quindi viene anticipata alle ore 17. Grazie per averci scelto.